Storia che io vi racconto oggi. E iniziamo appunto con oggi lo studio dei tessuti. Queste cose qua, no, non faremo commerci di stoffe. Ok, però insomma, perché li chiamano tessuti? Perché sono dei tessuti, cioè somigliano ai tessuti. Sono strutture tridimensionali che sono la risultante di tanti piccoli elementi singoli. Quindi sono un insieme, lo vedremo, di cellule, ma non solo di cellule, cellule, matrice extracellulare, a costituire queste strutture tridimensionali che hanno delle proprietà fisiche, chimiche, organolettiche, funzionali, che andremo a studiare. Ok, allora io. In realtà, quando ho fatto, normalmente interagisco vis-à-vis, che è la cosa che mi piace di più. Però c'è qualcuno che sta a casa anche, e l'anno scorso ho utilizzato per interagire meglio, perché sennò era complicato, questo sito, che non è male. Se volete, lo facciamo subito. Provate col cellulare. Collegatevi col cellulare a quel sito lì, è facile. www.wclap.com/ East 01. Ok, allora quello, accidenti, io lo devo guidare da qua. Adesso non c'è ancora niente, datemi un secondo, però giustamente aspettate, che mi ci connetto anch'io, lo guido io quello, man mano io vi farò comparire su quella pagina delle domande, che poi vedremo magari insieme. Chiaramente questo allunga un po', però non è male, ok? Perché normalmente interagiscono i soliti due o tre che hanno voglia di interagire, più quei due o tre sfigati che io pinzo e metto in situazioni di stress, così. È sciocco. Ma che sciocco. Ok. Ecco, adesso io ho fatto partire il test. Rispondetemi a questa semplice domanda, la vedete? Ditemi. Aspetta, rimettiamo il QR code, ma anche senza il QR code, scusate. Ops, aspetta. No, ho sbagliato. Ecco, anche senza il QR code, il link è facilissimo, dai. W con la WOOClap, questo, .com. Slash East 0, non è una O, ma è uno 01. Ci siete? Ok. Rispondete a questa semplice domanda. Quanti siamo? Diciamo un po' da casa, un po' da qua. Utile. Io attraverso questo vi farò un sacco di trabocchetti. Però inizieremo a studiare. Un modo, ovviamente il 90% dovrete mettercelo voi, però ogni tanto un 5% cercherò di darvi la spintarella, okay, di svegliarvi, di rendervi attivi e partecipi alla lezione attraverso questo sistema. Quindi, sei connesso? Fate vedere? Abbiamo 87, forse c'è qualche no? Neanche un no, dai. No, qualcuno sì, qualcuno ha detto no. Che era la risposta sbagliata, però già qualcuno ha già sbagliato così. Molto bene. Ok, allora mano a mano io con questa freccetta posso attivarvi le domande, così discutiamo, ci ragioniamo. Oggi chiaramente ne faremo tantissimi per provare a vedere com'è, dopodiché rallenta un po' la lezione, quindi a un certo punto io li diluisco, però l'idea è che voi capiate anche in che modo essere attivi, farvele delle domande. Adesso ve le faccio io, ma ogni tanto fatevele da soli, d'accordo? Perché dovreste farvele da soli. Allora, ecco qua, no, queste cose brutte le vogliamo togliere, come si fa? Io voglio togliere, eccola, vattene, cosa brutta, va bene. Allora, e quindi noi studieremo insieme appunto la biologia dei tessuti. E possiamo darci così a grandi linee degli obiettivi formativi. Queste sono proprio grandi linee, d'accordo? Quindi saper definire un tessuto biologico. Ovviamente non che cos'è in generale, anche che cos'è in generale un tessuto biologico, ma poi nello specifico dei singoli casi. Vogliamo sapere tutto di questo tessuto, d'accordo? In che cosa si differenzia dagli altri, quali sono le sue caratteristiche morfofunzionali,
Vogliamo anche saperlo mettere, incasellare in questa gerarchia di tessuti che esiste. Vogliamo sapere qual è il suo posto, quindi conoscere tutti i sistemi classificativi, i criteri classificativi. Sappiamo dove è messo rispetto a tutti gli altri tessuti. Avremo un quadro globale fatto di tante piccole caselle e dovrete averlo voi. E quindi dovrete sapere classificare il singolo caso. Quindi c'è tutta una serie di conoscenze che dovete acquisire, conoscere, ma anche attenzione, ok, qui siamo anche un po' una scuola professionale, dovete saperli riconoscere. Quindi voi dovrete vedere delle immagini al microscopio, quando vi capiteranno nella vostra vita, un po' alle esercitazioni, perché il resto esame di microscopi, però dovrete saperli riconoscere. Quindi dovrete vedere di questi e saper dire questo è quello, questo è quell'altro, quindi avere un sistema di riconoscere i tessuti. E questo è fondamentale, ok? Conoscere e riconoscere, l'ho messo lì come se fosse un motto, che però dovete avere bene in mente. Non basta sapere la teoria, dovete avere una visione più pratica, più contestualizzata sul tessuto e sulle cellule. Questo è fondamentale. Mettetevi già in quella lunghezza d'onda. Ok, dopodiché la massa di informazioni che io vi vomiterò addosso qui in avanti è enorme. Ci sono mille tipi di tessuti, sottotipi, sottosottotipi, d'accordo? E non è facile trovare una chiave. Ci sono varie chiavi classificative che vi daremo, non c'è problema, però c'è una chiave vostra, è tutto sommato di tutti noi biologi, ed è anche la caratteristica, se volete, dei biologi, che invece dobbiamo cercare di utilizzare, che è quella evolutiva. Quindi questo biologo evolutivo tanti anni fa ha detto questa frase clamorosa che bisogna appendersi in camera, d'accordo, con un poster, e che dice che niente in biologia ha senso se non nella prospettiva evolutiva. Vi farò un corso tipo di scienza dei materiali, no? A ingegneria. E vi racconterò come sono fatti questi materiali, ma perché sono fatti? Cioè, il motivo per cui i tessuti che noi vediamo oggi sono fatti così è perché c'è una storia, perché c'è stato un percorso, d'accordo? Perché è importante il punto di partenza, le tappe, le pressioni evolutive. Voi non sapete ancora tutte queste cose, ma sappiate che i tessuti di cui siamo fatti potevano essere fatti in mille modi diversi. Sono fatti così perché c'è stato un percorso di relazioni, di parentele, eh? Un tessuto si è modificato, quindi è una storia di modificazioni progressive che ha portato i tessuti a essere così, però a partire da delle matrici comuni, lo sapete tutti. Gli organismi pluricellulari sono fatti di cellule, cioè gli organismi pluricellulari si sono evoluti da organismi unicellulari. Voi fino adesso avete studiato le cellule, vi siete fatti una idea di quali sono le caratteristiche base di una cellula. E per evolvere quelle caratteristiche base di una cellula, non è strano che noi partiamo da quello, no? Come se fosse la cellula idealizzata. Esiste la cellula idealizzata? No, solo sui libri di testo, chiaramente c'è una cellula idealizzata, ci sono tanti sottotipi che però poi alla fine sono tutti uguali, sono tutti uguali, no? Si somigliano tutti. Ok, e vi propongo questa piccola riflessione. La vita sulla Terra è comparsa 3,5 miliardi di anni fa. Okay. E ci sono voluti circa 2 miliardi e 8. No, ho fatto comparire le cose brutte. Vabbè, ma l'avevate visto? Niente, non vanno più via. Eccola. E ci sono voluti circa 2 miliardi e 800 mila anni per evolvere la cellula eucariota. Ok? La vita degli organismi pluricellulari animali, che sono quelli che studieremo qui, purtroppo i vegetali li vedrete poi, ha preso solo 700 milioni di anni. In 700 milioni di anni siamo passati dai primi aggregati, ai mucchietti di cellule, a elefanti, balene e altri organismi giganti. E che cosa ci dice questo? Ok, cioè in un quarto del tempo ci sono voluti quattro volte il tempo per costruire la cellula. Singola piccola unità, invece è stata capace di differenziarsi in migliaia, anzi centinaia di migliaia di tipi cellulari diversi, che hanno poi dato origine a forme di dimensioni diverse. E qual è la morale di questa storia? Che tutto sommato
vedrete, in questo percorso, quindi questa è la uffa di nuovo, fate comparire le cose brutte. In questo percorso in cui la cellula ancestrale si è specializzata in tanti tipi cellulari diversi, di fatto quello che è successo è che le componenti base tipiche di una cellula, si sono semplicemente un po' modificate, specializzate. Ok? Quindi, per esempio, in questo cardiomiocita, quale sarà la parte in comune con la cellula ancestrale che si è specializzata? Quale componente intracellulare che avete già studiato? Voi venite dalla cellula, siete esperti di cellule, cari amici esperti di cellule, esperti, diciamo così, delle componenti base della cellula. Quale sarà la componente che il cardiomiocita? Non lo sapete? Vabbè, è qualcosa che sapete, ok? Sono molecole che avete già studiato che permettono a questa cellula di contrarsi. Sono soltanto estremamente specializzate. La cellula della mucosa respiratoria, vedete che questa qui ha un bel flagello, un ciglio? Ok, questa ne ha tanti. Invece che sbattere per muovere la singola cellula, la cellula è ferma e muoviamo il liquido che sta sopra la cellula, ma i meccanismi molecolari che guidano il battito di questo flagello e di queste ciglia sono ancora gli stessi, d'accordo? Il neurone? È difficile, ok? I potenziali di membrana, tutto quello che serve a modulare le differenze di ioni, di concentrazione di ioni ai quadrati della membrana, si sono specializzate in questa cellula, ok? Ma partendo da qualche cosa che c'era già nelle cellule ancestrali, è chiaro? Quindi noi ritroveremo, e però dobbiamo fare aggancio a questo. Quindi il vostro concetto di cellula, così come è stato evolutivamente, quindi dei pezzi tipici di una cellula, dovrete piazzarlo a capire quali sono le particolari specializzazioni, le particolarità. Quindi, quale magari è stato ingigantito, leggermente modificato, modificato proprio. Ok, però la immaginerete, spero, in termini di modificazioni, di qualcosa che si è plasmato, che si è modificato. Ok, ma com'è andata? Non lo sappiamo, non lo sappiamo, nessuno lo sa, dove è partita la vita pluricellulare, però l'idea è che in principio fu l'epitelio, cioè che la forma di organizzazione più semplice delle cellule è stata quella epiteliale, cioè cellule che stavano insieme. D'accordo? E per esempio, nessuno le ha viste, ovviamente non hanno lasciato nessun fossile, c'è qualcosa nel DNA di tutte le cellule che probabilmente sì, c'è magari un residuo, no, del DNA di queste cellule, però nessuno sa com'era il loro genoma, ne manco. Ok, però vedete, questi sono cianoflagellati, cellule con dei loro flagelli, si trovano nel mare. So, questo tipo di colonia è stata scoperta recentemente. Quindi vedete, queste singole cellule hanno questi collarini molto carini, vedete qua rossi, questi sono pseudocolonie, in realtà non sono nessuna componente particolare, e poi il flagello. Ok? E stanno tutte appiccicate insieme. E vi faccio vedere ancora un'altra cosa che è molto carina. Vedete qua? Allora, queste cellule, queste sono organismi pluricellulari, sono milioni di cellule. C'è una cellula che si è divisa tante volte. Queste cellule chiaramente sono un po' tutte uguali, ok? Non c'è una grande differenziazione cellulare, però queste cellule lavorano insieme. Ok? Costituiscono un tessuto, quello è un tessuto. È un organismo monotessuto, ha un solo tessuto, però è in grado di fare organismi di movimenti complessi. Per esempio, questa è la sua conformazione a swimming mode, con tutti i flagelli fuori, ne attiva di più da una parte e dall'altra, e plana. Questa è la conformazione invece feeding mode, dove i flagelli vengono portati all'interno e c'è un flusso d'acqua che viene portato verso questi collari che mangiano, d'accordo? Allora, questo è un epitelio che si muove, ma tu guarda un po'. E a questo punto io però voglio chiedervi una cosa, amici biologi, queste cellule sono tutte belle tonde. Adesso ci ragioneremo su che differenza c'è con un epitelio di quelli che, diciamo, avete voi, nei vostri corpi. Ma secondo voi che cos'è che tiene insieme queste cellule? Cominciamo a passare alla parte, Scrivetemelo un po', si chiama Word Cloud. Facciamo comparire le vostre opinioni. Cosa potrebbe tenere insieme le cellule di questa colonna?
poi ci pensiamo un attimo. Che cos'è che le tiene insieme? Io bevo. State votando, non vedo. Ah! Interazioni, vai, vai, buttatene, buttatene! Così ci ragioniamo. C'è qualcosa di cellulare che avete già studiato che probabilmente serve a tenere insieme delle cellule. Quali sono le possibilità? Voi non lo sapete, non si vede bene. Dovremmo usare il microscopio elettronico, dovremmo usare qualche altra tecnica. Quindi per adesso facciamo solo delle ipotesi, delle deduzioni che poi magari sperimentalmente andremo a testare. Cosa le tiene insieme? Ah, si sta formando. Ok, giunzioni cellulari, è certo, no? Le cellule negli epiteli, adesso lo vedremo, noi ci aspettiamo che siano insieme attraverso delle giunzioni cellulari. L'altra possibilità qual era? Sistema, lo usa anche la mafia per tenere insieme quelli che non stanno tanto simpatici. Scarro, include nel cemento, magari per esempio. Okay. Una possibilità era quella di includere una stessa matrice. E vista così, chi lo sa? No? Cosa ne dite? Cosa vi sembra più probabile? Sono incluse in una stessa matrice o sono appiccicate tra di loro? Si tengono attraverso delle adesioni cellulari? Alzate la mano. Chi vota per adesione cellulare? Alza la mano. Chi vota per matrice extracellulare alza la mano. Poi grazie, perché ci vuole sempre qualcuno che sostenga anche l'altra parte, però è sbagliato. Però poteva essere giusto, poteva assolutamente essere giusto. In realtà in questo caso sono adesioni cellulari. La matrice extracellulare in questi animali non esiste praticamente. Lo vedremo comunque anche nell'evoluzione, probabilmente è comparsa dopo. Ok, in principio fu l'epitelio, erano cellule che semplicemente si riconoscevano l'un l'altra tra cellule dello stesso organismo, tra cellule sorelle, e stavano appiccicate tra di loro attraverso dei sistemi di adesione. Bellissimo, bravi, state cominciando ad entrare nell'ottica, che ci serve oggi. Ok, dopodiché, da questo epitelio, da queste cellule epiteliali, però, hanno iniziato a svilupparsi altri tipi di cellule. L'idea è quella che ci sia stato quello che si chiama il division of labor, cioè si sono divise i compiti. E in realtà, come lo vedremo pian piano, però appunto l'idea è che con il passaggio, no, dei milioni di anni, ma in realtà molto velocemente, vi dirò, in pochi, il grosso dei tipi cellulari che conosciamo oggi era già lì dopo un centinaio di anni. Ok, quindi le cellule muscolari, le cellule nervose, e poi comparirà anche le cellule del connettivo e via così. Ok. E questo lo skippiamo perché è una stupidaggine. Cioè, una stupidaggine. Questo è semplicemente un tentativo, ok, di dimostrare quanto all'aumentare della dimensione di un organismo aumenti la varietà di tipi cellulari che lui contiene. In realtà, cioè, questo grafico a me non piace, però allo stesso tempo, secondo me, è comunque interessante. È un punto di, è qualcosa su cui riflettere, anche per voi adesso che iniziate questo studio. Quindi qui ci sono prese un sacco di specie animali e si è cercato di vedere quale fosse la relazione tra le dimensioni, quante cellule ci sono in questo animale, okay, e quanto sono diverse queste cellule, quanti tipi di cellule diverse possiamo trovare in questo animale. C'è solo, cioè, contare le cellule, vabbè, non è proprio facile, però possiamo fare una stima e va bene. Contare i tipi cellulari. Lo so, vi dirò, adesso ci proverete anche voi in questo corso, non è proprio così immediato, no? E poi guardate, nel topolino vengono considerati 100 tipi cellulari. Mi sembra un po', quel pezzetto di tessuto nervoso che avete visto nelle esercitazioni, ok? Solo quello, per me che studio il sistema nervoso, contiene più di 100 tipi di cellulari, solo il micro pezzo, ok? Andiamo a vedere tutti i sottotipi di neuroni. È chiaro che se i neuroni diventano un tipo cellulare, vabbè, allora forse sì, stiamo semplificando, ma forse potrebbe funzionare. Ok, comunque, al di là di questi piccoli dettagli, che cos'è un tipo cellulare? Come lo definiamo? Questo lo scopriremo piano piano. Però è vero che
diciamo, nell'evoluzione probabilmente gli organismi si sono diventati più grandi e questo aumento delle dimensioni ha necessariamente, perché lo sapete, le cellule più o meno sono sempre grandi uguali, d'accordo? L'elefante non ha cellule più grosse rispetto al topolino, ma ha più cellule, giusto? Ok. Quindi, dovendo fare le stesse cose con più cellule, bisogna un po' dividersi i corpi. Poi vi dirò, il topolino e l'elefante hanno probabilmente lo stesso numero di tipi cellulari a questo livello di semplificazione. Però cominciate a ragionare, che cos'è un tipo cellulare? Ok? Vabbè. Opla, scusate. Ok, e appunto, chiaramente la questione evolutiva, qualcosa che noi teniamo da figlio, comunque come forma mentis, no? In realtà la classificazione, quella standard, non prevede un principio evolutivo. In realtà vi dirò, secondo me lo prevederà in futuro, cioè queste considerazioni evolutive sono relativamente recenti, la classificazione dei tessuti è molto più vecchia, però sicuramente la componente evolutiva, cioè qual è la relazione evolutiva tra i tipi cellulari, avrà un peso classificativo nel prossimo futuro, insomma, per adesso ancora no, è solo una chiave interpretativa. Ok, però adesso noi vedremo come questa classificazione dei tessuti sia basata su diversi parametri. Ok, e chiaramente si comincia da un mega grosso suddivisione, diciamo così, morfofunzionale. E questi sono i fantastici quattro. Quanti sono i tipi di tessuto? Quattro. Chiaramente poi ne vedremo molti di più, no? Perché poi ci saranno delle sottocategorie. Ognuno di questi tessuti avrà la sua personalissima, specialissima sottocategoria. Però, diciamo così, dal punto di vista morfofunzionale, e questo è un tipo di classificazione, attenzione, solo un criterio, ne vedremo molti altri, ci sono quattro tipi: epiteliale, nervoso, connettivo e muscolare. Ok. Chiaramente muscolare ci sarà il liscio, ci sarà lo striato, il cardiaco, ci saranno le fibre rosse, le fibre bianche, d'accordo? Ne vedremo dei sottotipi, però chiaramente di nuovo possiamo raggrupparli. E vi dirò anche dal punto di vista evolutivo, probabilmente questi tipi di tessuti ok, si sono evoluti, esatto, anche in questo modo, cioè è iniziato il tessuto nervoso, poi da lì ci sono state ulteriori suddivisioni. Nel corso dell'evoluzione questi primi neuroni si sono a loro volta specializzati in sottotipi. La stessa cosa per il tessuto muscolare, c'è stata una prima cellula contrattile che poi si è suddivisa in sottotipi di cellule contrattili che portavano tipi di contrazioni differenti. E naturalmente il padre di tutti i tessuti, che vedremo ovunque, che vedremo molto e che anche vedremo per primo, non a caso, è lui, è il tessuto probabilmente epiteliale, cellule che stanno appiccicate tra di loro, che volendo possono muoversi, l'avete visto, possono fare tante belle cose. Ok, l'altro livello classificativo, che forse per certi aspetti incredibilmente, chi lo sa perché, assomiglia a quello evolutivo, è quello ontologico. Oddio, professore, perché usa queste parole? Che paura. Ontologico, sapete cos'è? L'ontologia. Scienza che Un'associazione studia l'essere. professionale è lo sviluppo embrionale, okay? La serie di tappe che portano da una singola cellula ad un organismo. Un processo che vedrete di nuovo con me l'anno prossimo. Ok, e quindi noi abbiamo una singola cellula che inizia a dividersi, quindi produce un clone di cellule, questo clone di cellule sempre più grosso, più specializzato anche piano piano, inizia la differenziazione dei tipi cellulari. Questa differenziazione in realtà all'inizio, vedete, comincia con il differenziarsi di due epiteli, di due foglietti di cellule che si chiamano ectoderma ed endoderma. In realtà all'inizio non è l'endoderma, ma non ce ne frega niente. Quindi vediamo tranquillamente questa cosa leggermente sbagliata. Ok, due foglietti, ectoderma ed endoderma.
tra di loro. E qui ve li faccio vedere tridimensionale. Quindi c'è una faccia superiore, ectoderma, e una faccia inferiore, endoderma, due foglietti di cellule. Questo è un disco embrionale umano. Questa è una HIT, umana. E questo disco, appunto, fatto di due foglietti, però a un certo punto, in una fase cruciale attraverso la quale siete passati tutti, e che si chiama gastrulazione, che quindi, secondo un famoso biologo dello sviluppo, è il momento più importante della vostra vita, non è il primo bacio, capito? Non è iscriversi all'università, non è la laurea, ma è la gastrulazione, e l'avete già passato, non ve lo ricordate neanche, che sfigati. Comunque, questo momento è il momento in cui si forma il cosiddetto terzo foglietto. Ecco che qua, a questo punto, diciamo così, i giochi sono fatti, in un certo senso, rispetto al futuro sviluppo di questo embrioncino. Ectoderma, mesoderma ed endoderma, questi tre foglietti embrionali che si settano qua, in realtà saranno i capostipiti di un lineaggio che porterà a tutti i tipi cellulari del vostro organismo. Ok? Quindi qui si setta l'identità cellulare. Che poi in realtà, insomma, verranno fuori ancora altri tipi cellulari, non è ancora tutto fatto per la verità, però questo è un punto fondamentale, soprattutto per noi, per la classificazione che useremo dei tessuti, perché i diversi tessuti poi li vedremo avere origine da questi tre foglietti. Dal foglietto ectodermico, quello che sta al di fuori, da quello endodermico che sta all'interno, o da quello mesodermico che sta in mezzo. E la cosa bizzarra, curiosa, ma chissà perché, è che probabilmente nell'evoluzione queste tappe hanno seguito gli organismi, ok? Si è cominciato da un singolo foglietto, che è quella sfera che c'era all'inizio, questa, ok? Questa sfera iniziale, un singolo foglietto, un singolo epitelio, si è passati attraverso due epiteli, uno esterno, uno interno, le meduse sono ancora fatte così, e poi a un certo punto è comparsa un po' di ciccia. Ok, io sono molto più piaciuta questa tappa evolutiva, e questa ciccia è quella che noi mangiamo alle grigliate tipicamente, d'accordo? E questa ciccia è quella che origina dal mesodermo. Quindi abbiamo l'ectoderma, tutta una serie di derivati, qui vedete un po' più avanti nello sviluppo, li ho colorati. Questo è un embrioncino che è stato tagliato in due, così provate a vedere se riconoscete più o meno gli strati. Questa è la parte esterna, l'ectoderma, qui c'è la parte interna, l'endoderma, un tubo che passa in mezzo. Questo è il tubo neurale, il cervello, che origina dall'ectoderma, vedete che è grigio, e poi ci sono i muscoli, le ossa e tutte quelle altre parti che invece originano dal mesoderma. Allora, è questa, esatto, questa origine embrionale è in qualche modo è un ottimo criterio classificativo, perché vedremo che questi lineaggi poi sono univoci. Dall'ectoderma originano solo certi tipi cellulari che poi si organizzeranno in certi tipi di tessuti. Per esempio, il tessuto nervoso origina dall'ectoderma. Tutta una serie di altri derivati, le ossa, i muscoli, ma anche il sistema, diciamo, circolatorio e tutto il sangue, le cellule del sangue, originano dal mesoderma. Non è che dovete saperli tutti adesso, li vedremo pian piano. Però effettivamente questa distinzione ontologica, cioè il fatto che queste linee di differenziamento, queste linee differenziative si separano presto durante lo sviluppo, forse ha un significato evolutivo, chi lo sa? Boh. Curioso che siano, se volete, potevano anche non essere, no? Corrispondenti l'evoluzione e l'ontogenesi. Lo so. Ok. Ops. In effetti io non sto usando il microfono. Ah, mi sentivate bene lo stesso? Preferite con o senza? Per me è uguale. Con o senza? Eh? Preferite un microfono? Ok. Ops. Me l'ho ricordato il mio telefono. Ho tolto la suoneria. Allora.
Ok, d'accordo. E quindi questo criterio ontologico, quindi di lineage, di parentele, non solo evolutive, però in realtà si sovrappongono, no? Di parentele di sviluppo e in parte forse anche evolutive, questo invece lo useremo parecchio. Quindi da dove originano? Durante lo sviluppo. E quindi ecco che in realtà, per esempio, l'epiteliale, chissà, forse proprio perché è più antico, lo troveremo in derivati sia dell'ectoderma che del mesoderma che dell'endoderma. Tutti e tre i foglietti hanno cellule che possono prendere un'organizzazione. Mentre, per esempio, il tessuto nervoso origina solo dall'ectoderma. Quindi un tessuto, chi lo sa, era lì a interagire con l'esterno. Continua a occuparsi di quello che succede fuori, ovviamente, il sistema nervoso, però si è specializzato e si è anche approfondito, profondato e affondato dentro il corpo, ma continua a occuparsi di quello che succede fuori. Sicuramente evolutivamente viene dall'endoderma. Okay. Il tessuto muscolare viene dal mesoderma e il connettivo, idem. È mesoderma, cioè quel tessuto che ha cominciato a svilupparsi in mezzo tra i due foglietti. Presente come è fatta una spugna o una medusa? Avete mai visto una medusa? O sapete come sono i tessuti delle meduse? No, veramente. Sono due foglietti. C'è un ectoderma, una cosa che lo ricopre da fuori, poi c'è un tubo dentro dove passa il cibo, viene assorbito il nutrimento e basta, d'accordo? Quindi sono due foglietti e mezzo niente, mezzo. Invece quel mezzo, dalla medusa a voi, quello che è successo è proprio che è stato il ripieno. Abbiamo fatto una poi siete delle medusa del ripieno. Termine culinario. Ok. Allora, altro criterio, ma quanto ce ne sono? E questo è pochissimo. Qui vi sto facendo solo la parte generale. Altro criterio che possiamo utilizzare per classificare i tessuti la capacità di rinnovamento. I tessuti che vediamo sui vetrini sono morti. Lo sapevate? Sì. È tutta roba morta. E questa roba morta non si capisce bene. Quando, quella cellula che tu vedi è lì da 50 anni sul vetrino, ma normalmente quanto vive? Allora, questo noi lo dobbiamo studiare ovviamente in vivo, negli animali vivi, e dopo un lungo lavoro, un criterio abbastanza semplice se volete, però di classificazione è stata fatta da Giulio B. Zolzero, tanti anni fa, che aveva distinto i tessuti in labili, stabili o perenni. E noi questa classificazione ancora la utilizziamo perché è vero. Cioè, ci sono alcuni tessuti le cui componenti cellulari vivono pochi giorni. La pelle, l'epidermide, una ventina di giorni. Gli enterociti, li avete visti, no? Avete visto il tubo intestinale, avete guardato l'epitelio intestinale. Questi vivono 2 o 3 giorni. Ok, vivono pochissimo e vengono continuamente rinnovate da popolazioni di cellule staminali. Ok? Quindi sono cellule labili, che vivono poco. Voi le vedete, ma il destino di quella cellula, quindi mettiamo su l'apparato di Golgi, tutti i semiconduttori, eccetera, eccetera, e poi li buttiamo via dopo 2 o 3 giorni. Altre cellule, invece, come i neuroni, invece quelle li sviluppiamo durante lo sviluppo e poi rimangono lì per sempre. Non vi fate le canne perché un neurone è per sempre. D'accordo? E quelli, invece, non vengono rigenerati. Vivono quello che vive l'organismo. Se tu vivi 80 anni, i tuoi neuroni vivono 80 anni. Ok, altri tipi di tessuto, invece, come per esempio il fegato, normalmente non hanno rinnovamento cellulare, ma possono averlo. Per esempio, se un'aquila arriva e comincia a mangiarvi il fegato, non so se conoscete questa storia, che forse gli antichi greci sapevano, avevano capito qualcosa delle cellule staminali, comunque. Se arriva un'aquila e mi mangia il fegato, questo fegato ricresce, non proprio durante la notte, come nel mito greco, però può ricrescere, c'è una rigenerazione, cioè può attivare una capacità proliferativa che lo fa rigenerare. Ok, e così noi aggiungeremo
a tutti gli altri livelli classificativi anche questo criterio classificativo basato sulla capacità di rinnovamento. E poi ovviamente il fondamentale, cruciale, è la classificazione dei tessuti sulla base delle proprietà organolettiche. Ok? Ci sono tessuti buoni, teneri, morbidi, ruvidi. Ok, questa è una stupidaggine, però non troppo, d'accordo? Non troppo, perché attenzione, voi adesso li vedete qui, avete una visione molto teorica, ma non è così teorica, ok? Voi avete abbracciato delle persone, d'accordo? Avete toccato questi tessuti, avete pulito il pesce, avete mangiato la bistecca, d'accordo? Quindi voi con questi tessuti avete un'esperienza diretta. E siccome noi qui siamo a scienza dei materiali e vogliamo capire come sono fatti i tessuti, ok, allora quella esperienza diretta, mangiare la trippa, quando mangiate la trippa, ecco, guardate in modo un po' più istologico, il sapore, che cos'è il sapore? Sono gli elementi chimici che ci sono dentro. E quindi anche quello è un criterio classificativo vostro, per carità, molto intimo e personale, ma non ve lo perdete. Ok, e basta. Quindi a questo punto, in realtà io finisco la parte introduttiva e vorrei iniziare la parte più invece specifica dove ci raccontiamo come sono fatti i tessuti. Ma siccome io voglio arrivare fino alle 11 e vorrei che tanti di voi arrivare fino alle 11, normalmente magari finirò qualcosa prima, farei una pausa. Vi va? 10 minuti, rinfrescate la testa, la mente. Ci rivediamo tra 5 minuti.
Siamo in questa fase di passaggio, okay, dalla biologia delle cellule alla biologia dei tessuti. Quindi vogliamo prendere tutte le conoscenze. Dai, ti prego, cosa brutta, vai via. Dobbiamo prendere tutte le conoscenze che avete già acquisito sulle cellule e, come dire, vedere in che modo sono declinate nei vari tipi di tessuto, come si specializzano, no? D'accordo? Quindi come tutta questa conoscenza che avete della cellula in generale si applica ai singoli casi. Ed è giusto, è normale, è naturale partire con l'epitelio, ok? E spero di avervi dato una buona idea del perché, no? Sia dal punto di vista evolutivo che dal punto di vista della generalità. L'epitelio è uno dei tessuti più diffusi, più differenziati, ci sono mille tipi di epiteli. Nel vostro corpo gli epiteli fanno di tutto, d'accordo? I miei capelli sono un epitelio modificato, meglio lo erano. E le unghie, d'accordo? I denti, sono un sacco di smalto. Ci sono un sacco di cose, il cristallino, vedete, grazie a un epitelio modificato. Quindi gli epiteli fanno un sacco di cose. Il concetto di base è sempre quello, però, tante cellule appiccicate tra loro. Sono cellule adese tra di loro. Queste cellule le vedremo poggiano su un tappeto che si chiama la lamina basale e hanno una serie di caratteristiche comuni. Perché noi chiamiamo le cellule organizzate in un certo modo un epitelio? Qual è il criterio classificativo? Però questo poi lo dovrete utilizzare per dire quello è un epitelio. Vedremo cellule appiccicate tra di loro, vedremo una forma geometrica definita, le vedremo polarizzate, perché l'epitelio, okay, si polarizza, ci sarà un lato, verso l'esterno, verso la cavità, verso quello che volete. E ci sarà un altro lato verso l'interno, verso un'altra cavità, d'accordo? Ci sono due lati, l'epitelio, quello che avete visto prima, no? Anche quell'animaletto che abbiamo visto, da un lato aveva le ciglia, dall'altro lato aveva qualcos'altro. E quella si chiama polarizzazione, cioè la cellula è polarizzata. Ok, e poi vedremo, si possono disporre in varie forme. In alcuni casi avremo più dei pavimenti. In altri casi dei muretti, d'accordo. Il tappeto, in realtà l'ho messo qua il tappeto volante, solo per ricordarvi che non sono strutture così statiche. Questi modelli che noi possiamo avere nella testa per l'organizzazione delle cellule sono un po' rigidini. Le cellule sono più mobili e anzi gli epiteli si muovono, l'avete visto prima. Possono muoversi, sanno muoversi. Ok. Voilà. L'origine embrionale, l'abbiamo già detto, è da tutti e tre i foglietti, quindi possono derivare dall'ectoderma, dal mesoderma, dall'endoderma. Tutti i foglietti hanno cellule, hanno tessuti che possono prendere un'organizzazione epiteliale. Ok, e dal punto di vista funzionale, in effetti questi epiteli, abbiamo detto, sono mille tipi diversi, bisogna avere delle chiavi classificative. Dei criteri che ci permettono di classificare l'epitelio in un modo piuttosto che un altro. E quindi avremo una serie di epiteli di rivestimento e questi rivestono. Tutte le volte che c'è una cavità, c'è un buco, non si lascia da solo, ci si riveste, d'accordo? È una cosa bella, c'è un pavimento, lasciamoci dentro. E piastrelliamo tutto, nel corpo è tutto piastrellato. Questa cavità, se fosse una cavità interna del nostro corpo, la vedremo tutta piastrellata. Di cellule. Ok, quindi tutto quello che, insomma, tutti gli organi vedremo hanno dei rivestimenti. Esistono poi degli epiteli che si sono specializzati, o delle cellule che si sono specializzate per secernere sostanze in queste cavità, magari, o all'esterno, le ghiandole salivari. Io sputazzo tutto il tempo, adesso voi mi vedete, c'è la mascherina, altrimenti io sputazzo. Ci sono delle ghiandole che producono un secreto che viene riversato all'esterno, sudo, sputazzo, e faccio un sacco di altre cose. Ok. Poi, anche voi. Poi ci sono anche i criteri sensoriali, quindi essendo alla superficie, essendo verso l'esterno. Alcune cellule di questi epiteli sono specializzate nel percepire.
nel percepire quello che succede all'esterno, che possono essere stimoli di natura fisica, chimica o anche meccanica. Ok, e poi ci sono, e questi sono quelli che vedremo. Poi ci sono una serie di epiteli variamente modificati, bellissimi, vi dirò, e mi piange il cuore non poterli fare, perché lo smalto, il cristallino è bellissimo, d'accordo? È una lente, okay, con cui voi vedete il mondo, è trasparente. È il mistero della trasparenza, no? Da Harry Potter in avanti, è qualcosa che affascina tutti quanti, non lo vedremo. Però quello è un epitelio, però comunque per darvi un'idea di quanto poi questa organizzazione cellulare si possa utilizzare per fare le cose più svariate, no? Per costruire gli oggetti, gli organi più svariati, peli, unghie e altre cose belle. Ok, allora, ma partiamo da quelli più semplici. Gli epiteli di rivestimento. L'epitelio di rivestimento riveste, ok? Le piastrelle. Ovviamente a seconda di quello che è l'interazione, no? Con la cavità o con, insomma, vedremo, avremo tipi di rivestimenti diversi, no? Ci saranno diverse specializzazioni di nuovo, no? Quindi avremo rivestimenti per la superficie esterna. Nel nostro caso l'ambiente è piuttosto secco e quindi avremo bisogno di un rivestimento esterno adatto all'ambiente, alla nicchia ecologica che occupiamo. Altri organismi più piccoli magari avranno altri tipi di rivestimenti esterni. Vedete che sembra che stiamo parlando di architettura invece, ma è l'architettura di corpo. Ok, ci sono poi epiteli che rivestono invece le cavità interne del corpo. E alcune di queste sono comunicanti con l'esterno, ne faccio vedere una. Avete visto? Ce n'è anche un'altra, ma non ve la faccio vedere. No, ce n'è più di una. Ok. Oddio, no, si è spento. Sì, ho finito le pile. No, lui ha finito le pile, ma io no. Mi sentite lo stesso? Poi probabilmente sono le pile da qualche parte, ma io posso urlare, anzi mi dicono tutti che urlo sempre, una volta che serve, che parlo troppo forte. Allora, quindi abbiamo coperture per le cavità interne, quindi abbiamo visto per esempio appunto il cavo orale o comunque tutto il tubo digerente, quella sono cavità in contatto con l'esterno. Anche se ovviamente poi corrono all'interno del nostro corpo. E queste le chiameremo mucose. Perché? Perché in questa stagione ce ne accorgiamo più che in ogni altro momento dell'anno, sono coperte di muco, ok? E questo muco le caratterizza. Devono essere umide, sono bagnate, sono all'interno, le manteniamo umide, bagnate e calde, grazie a questo muco, lo vedremo. Invece, cavità che sempre ricoperte da epiteli che si trovano all'interno del corpo ma non comunicanti con l'esterno, invece le chiameremo sierose. Questa è anatomia, le membrane, scusa, le chiameremo sierose. La cavità si chiamerà come si chiama la cavità? Il peritoneo, ok? Qui dentro io ho una cavità, ok? E questa cavità, ovviamente, quindi c'è il tubo digerente, d'accordo? C'è la copertura esterna, in mezzo c'è uno spazio pieno di liquido. Questo spazio non è lasciato lì così e basta, c'è una copertura. Ovunque noi vogliamo una copertura, c'è un epitelio, ok? E questo epitelio forma una membrana che noi chiamiamo sierosa e che in questo caso si chiama peritoneo. Ok. E gli epiteli di queste particolari cavità che non comunicano con l'esterno si chiamano mesoteli. D'accordo? Ma non so se ve ne viene in mente anche un altro famoso sistema di cavità che non è comunicante con l'esterno e che probabilmente sarà coperta da un epitelio. A chi viene l'idea geniale? L'intestino? L'intestino no. È comunicante con l'esterno, almeno io quando mangio l'hamburger lo prendo dall'esterno. I vasi sanguigni mi piace tantissimo, no? Un sistema di cunicoli e catacombe, anche lì però tutti ovviamente ricoperti da un epitelio, c'è sempre un epitelio, d'accordo? È una copertura inevitabile.
chiaramente però è una copertura attiva, sono delle piastrelle vive che possono gestire gli scambi tra il muro, tra il corpo e la cavità. Ok, ed era scritto qui comunque, le superfici interne dei vasi sanguigni e linfatici, in questo caso di nuovo si tratta di epiteli, gli diamo un nome perché ha una specializzazione, perché è un tipo di epitelio particolare e lo chiameremo in questo caso endotelio. Ok, l'endotelio è quel particolare tipo di epitelio che adesso vedremo che ricopre vasi sanguigni e vasi linfatici, il mesotelio, è quello che forma queste membrane che avvolgono gli organi, che avvolgono le cavità interne, non comunicanti con l'esterno, e poi le mucose. Allora, gli epiteli in generale, ma specialmente quelli di rivestimento, non sono vascolarizzati, almeno nella nostra classe. Ok? In questa classe, in altre classi sono vascolarizzati. Nei vertebrati no, negli invertebrati può capitare, però insomma anche i vasi sanguigni sono un po' un'altra cosa. Tendenzialmente però l'epitelio è fatto di cellule, le cellule stanno tra di loro, i nutrienti e altre sostanze di rifiuto diffondono, okay? Ma i vasi sanguigni sono tipici del tessuto connettivo e quindi lì li troveremo. Quindi l'epitelio riceve tutto quello che gli serve e scarica tutto quello che non gli serve per diffusione. Non ci sono, anche perché tendenzialmente l'epitelio comunque è una struttura sottile, anche quando è molto spessa, anche quando avete dei callazzi così sotto il pollicione del piede o sul calcagno, quelli della nonna, anche quelli non sono vascolarizzati, d'accordo? Però comunque non sono così spessi. Per contro, gli epiteli sono innervati, ok? Sono la superficie di contatto con il resto del corpo. Vogliamo sentire anche la più fine carezza della donna amata, d'accordo? Quindi noi vogliamo percepire quello che succede all'esterno. Questa è una finestra con quello che succede all'esterno e quindi l'innervazione invece c'è. Si tratta di fibre libere, però le fibre sono anche dei piccoli filini, d'accordo? Che non occupano tanto spazio. Quindi avremo delle fibre nervose, quindi sono innervati, ma non sono vascolarizzati. Ok, appunto però abbiamo detto che queste cellule sono tendenzialmente polarizzate, ma io so, perché ho parlato con Silvia, che qualche cosa voi sapete già di questa polarizzazione morfofunzionale delle cellule epiteliali. Avete già parlato di domini, giusto? Quindi avete un parlato di polarizzazione e chiaramente quando parli di polarizzazione cellulare pensi all'epitelio. E allora vediamo un attimo, un po' di VClap, VClappiamoci. Opla là, cos'è? Devo ripartire di nuovo? Allora, scusate. Eccoci. Ta-da! Quindi io voglio che andiamo alla domanda successiva. Seguitemi un attimo. Adesso facciamo di recupero delle conoscenze per vedere se le abbiamo. D'accordo? Quindi qualcosa che io mi aspetto che voi sappiate già. E se lo verifichiamo. E se non lo sapete già, lo andiamo. Allora, per prima cosa mi dovete rispondere, si può, vero? Sì. La posizione di ciascun dominio in ognuna di queste cellule. Dov'è il dominio apicale? Dov'è il dominio laterale? Dov'è il dominio basale? Ok, col dito dovreste poter cliccare. Non vedo molti che votano. Ok, stanno arrivando 5, 6, 7. Timidezza! Sparate una minchiata! Questa deve essere. Ok, rifletteteci un attimo. Apicale. Che cos'è l'apice? Basale. Che cos'è basale? Sapete che cos'è il lume? Non è una lezione di storia, non stiamo parlando di illuminismo. Sapete che cos'è il lume? È la cavità che viene ricoperta. Da una parte c'è il lume, dall'altra parte c'è l'interno del corpo. Quindi la polarizzazione dell'epitelio. Cellula è diretta a un lato, diretto verso il lume, perché l'interazione col lume avrà delle sue peculiarità. Io nel lume sputo, mentre l'interno del corpo, nell'interno del corpo io ci defeco. Siete pronti? Abbiamo le nostre 165 votazioni, forse bellissimo.
Mio Dio! Chi è? No! Adesso questo voto, per favore, ritirate questo voto subito. Era perfetto, era bellissimo e questo mi rompe tutto l'armonia. Ma comunque, ok, abbiamo una superficie apicale, quindi l'apice della cellula, rivolta verso il lume. Un dominio laterale, che invece è rivolta verso il mio vicino, quindi gestisce l'interazione con le cellule vicine, e un dominio basale, dove invece sono gestite le interazioni con il resto del corpo, con la parte interna del corpo. Interazioni con la cavità, interazioni con le altre cellule, interazioni con il resto del corpo. Bellissimo! Adesso aspettate, avete 10 secondi. Io adesso vorrei sapere da voi, devo toglierlo questo, scusate, questo è sempre il lume, d'accordo? L'orientamento non cambia. Io vorrei che mi indicaste la posizione di queste specializzazioni della superficie apicale di cui dovreste essere già esperti, no? Di che dovreste dominare, conoscere a menadito. Quindi qui va a tempo, avete 10 secondi per schiacciare dove troveremo dei microvilli. L'anno prossimo farò anche la velina. Porto un gonnellino carino. Ok, vediamo questi microvilli. Avete votato in pochissimi stavolta, ma qualcuno l'ha sbagliato, ma viva! Sbagliando, sapete che si impara? Sparare le cazzate è una cosa che aiuta tantissimo. Ci sono vari modi di imparare. Quello correggendo l'errore è il più veloce. Se avete la possibilità di farlo, cioè di sbagliare rapido per imparare, invece che dover pensare a monte. Tutto quello che deve essere giusto. Ok, quindi sbagliate, sbagliate allegramente. Comunque, questo era molto giusto. I microvilli. E sapete cosa sono i microvilli? Non ne parliamo adesso, ne parleremo tra un attimo. Non iniziate a ripeterci. Ok, pronti per la prossima domanda? Vogliamo sapere dove sono le ciglia? Le ciglia sono sugli occhi delle donne piene di charme e fanno vento. Facciamo vento in sala? Oh, ciao, sono ciliatissima. 80, c'è stato più coraggio? Qualcuno continua a vedere delle ciglia in basso. Perché? Perché volete delle ciglia verso il resto del corpo? Voi pensate che possa essere tipo un aggancio? Pianto un bel ciglio nel corpo, pa! Così, così non mi sgancio? No, le ciglia sono cose motili che servono a muovere il liquido che si trova all'interno del lume. E vediamone un'altra, vai. Siete pronti? Giunzioni aderenti. Cosa sono le giunzioni aderenti? E dove le troveremo? Votate, votate, votate. Veloci, cliccate. Vediamo dove sono le giunzioni aderenti. Che servono ad aderire a cosa? Cosa vogliamo aderire? Cosa c'hanno di speciale? Perché le chiamiamo così? Allora, veramente? Tutto giù, c'è sempre qualcuno che comunque è fissato sul basale, cioè gli piace proprio. Ci sono anche delle comunque, esatto, le giunzioni aderenti sono delle giunzioni particolari caratterizzate da microfilamenti di actina e catenine, sono cose che risuonano nelle vostre menti, e che si trovano sul dominio laterale, bellissimo. E le giunzioni, scusate. Aspettate. E le giunzioni invece occludenti dove sono? 3, 2, 1, vai! Questa volta 15 secondi perché pensavo potesse essere difficile. Rifletteteci un attimo, ma non troppo perché il tempo passa. È già quasi scaduto, mio Dio! Dove le avremo le giunzioni occludenti? Ecco qua. Allora, sempre sul dominio laterale, mi piace. E avete cercato di andare un po' più verso l'alto, giusto? Cos'è che non vogliamo? Il dentro del corpo è già il dentro del corpo, d'accordo? Quindi che cos'è che vogliamo eventualmente impermeabilizzare, no? Nel nostro sottotetto, che non entri la pioggia? Vogliamo impermeabilizzare quello che arriva dall'esterno. Quindi la giunzione occludente tendenzialmente, okay, è vicina al lume, ovviamente, per evitare che quella parte entri. Bellissimo! E adesso, oh, scusatemi, no! Ecco qua. Gli
Desmosomi, non posso tradurvelo se non dopo che avete votato. Forza, ragazzi. Emi desmosoma. Che cos'è un desmosoma? Perché emi? Olè, scaduto il tempo, vediamo. Ma bellissimo! Questa volta invece avete sbagliato parecchio. Ok? Qualcuno, sono sicuro che quello che metteva sempre sul basale, stavolta l'ha messo sul laterale, ha sbagliato e quindi questa volta ha imparato tantissimo. Emidesmosomi, forse voi non ve lo ricordate, ma è quel desmosoma che non è un desmosoma completo, dai due lati, desmosoma di qua, desmosoma di là, ognuna cellula cellula, ma è emicellula che fa un'adesione tipo quella dei desmosomi, che vuol dire desmosoma e il punto in cui si aggancia che tipo di filamento? Filamento? Lactina? L'unica voce che si alza è per lactina? Qualcuno vorrebbe dire filamenti intermedi, certo! Lactina è una roba che aspetta, soprattutto la caverna di pelo della nonna, la rompi subito. Invece il desmosoma conferisce solidità all'adesione. Vogliamo i filamenti intermedi, vogliamo delle corde, dei tiranti. Che sembrino quelli del cavo della funivia, d'accordo? Serve solidità sul desmosoma. Questa solidità possiamo averla nell'aggancio cellula-cellula o nell'aggancio cellula-matrice. Quello è l'emidesmosoma. Quindi qui, tutti quelli che le hanno messi qui hanno sbagliato. Evviva, avete imparato una cosa. L'emidesmosoma, cellula-matrice, e l'interfaccia cellula-matrice ce l'abbiamo alla base dell'epitelio. Ok? E poi, invece, i desmosomi, dove li avremo i desmosomi? Vediamo un po', non sono questi, sono solo desmo. Potevo mettere anche 5 secondi questa volta, vero? Avete già votato tutti, potete fare un pisolino nei 2 secondi di... Sveglia! Vediamo un po'. Eccoli, c'è ancora qualcuno che grazie comunque, ti ringrazio, perché senza almeno un errorino, cioè, sarebbe proprio un peccato. Bellissimo, anche qualcuno che l'ha visto qua, io faccio l'edesmosoma, adesione tra me e il liquido. È un'adesione fluida, così, cioè dinamica. Però perché no? Va bene, attacchiamoci all'acqua. Non so se si riesce. Va bene. Allora, a questo punto però, che avete capito tutto, giusto? Possiamo passare a un altro tipo di domanda. Le giunzioni. Questa è una risposta nella porzione apicale, d'accordo? Qui c'è il lume di una cellula come si dice, del tubo intestinale, del tubo digerente, d'accordo? E qui se vedete, questa è una cellula, questa è un'altra cellula, sono due cellule, quindi questo è il punto di adesione. Queste sono le loro membrane, questo è lo spazio tra le due membrane e vedete che ci sono delle specializzazioni. Riconosciamo dei punti di adesione. Per aiutarvi a riconoscere meglio, io ho messo di però io ho già fatto tanto, adesso dovete fare un po' anche voi. E dovete scrivermi a questi numeretti, cliccandoci sopra 1, 2, 3, che tipo di adesione? Di che adesione stiamo parlando? Che tipo di adesione? Come si chiama quella specializzazione? Dai. Guardatelo, questa è la membrana di una, questa è la membrana dell'altra. Come sono queste due membrane qui? Come sono queste due membrane qui? Ma che cosa c'è sotto? Che cosa c'è sotto qua? Ok? Che tipi di adesioni abbiamo? Dai ragazzi, sono in 17, 18. Abbiamo ancora un sacco di cose da dirci o non finiremo mai. Dai. Troppo pochi avete votato, piuttosto sparate quello che vi sembra. Dopo che ci avete pensato per 2 minuti, se non vi è arrivato, non vi è arrivato. E vi dirò, queste sono cose che poi il giorno dell'esame sono proprio base, d'accordo? Quindi non dovete pensarci neanche un secondo su una cosa del genere. Oh, adesso tutto il tempo che volete. Non tutto, perché dopo un po' ci cacciano. Dobbiamo concedere l'aula a qualcun altro.
45, 46, dai, ci siamo, aspetto ancora 2 secondi, cosa faccio? Vi canto una canzone? Porterò la chitarra per questi momenti di pausa, metteremo la musica. 60, vabbè, iniziamo a vedere. No, come si fa a vedere? Ah, la percentuale di risposte corrette. Non mi fa vedere tutte le risposte, sì, forse si può vedere tutte le risposte. Però qui mi sta dicendo, ah, non ve le dice. No, scusate, ho sbagliato. Torniamo a indica il tipo di giunzione. Ok, bello però, guarda, è bello. Ok, avete votato in 60, potete continuare a votare, se volete. Io intanto comincio a ragionarci. Uno, ah, si trattava di giunzione occludente. Perché giunzione occludente? Guardate queste membrane. Guardate come sono appiccicate. Vedete? È una sigillatura. D'accordo? Lì abbiamo sigillato. Permettono proprio di tenere unite le due membrane, tenerle sigillate. Qui in basso, invece, le membrane c'è uno spazio, quindi non stiamo sigillando, ma stiamo semplicemente cercando di. Cellula dopo. Quello che notate però, giusto, è che questa adesione è un po' più chiara e questa è un po' più scura. Allora, molti di voi, quella più scura l'hanno azzeccata, hanno detto, questo è un desmosoma. C'è scritto da qualche parte, no? Vabbè, non c'è scritto. Comunque, questo era un desmosoma e un buon 40% di voi l'ha azzeccato. Questo è molto buono, perché il desmosoma è l'adesione della solidità e tutta questa densità di proteina, tutto questo scuro, vuol dire ammassi di proteine molto densi, ok? E quindi qualcosa di molto solido. In più vediamo dei filamenti più spessi che convergono. Questi puntini che vedete in realtà sono corde che si agganciano qui, sono i filamenti. Impedisce all'epitelio di spellasciarsi cioè, vedete sollecitazioni, ok? Quindi resistenza alla trazione. Se io prendo una cellula, la tiro, tutte le altre vengono con loro perché ci sono queste corde. Ok, quest'altra che si chiamano desmosomi, quest'altra giunzione qua invece è la giunzione aderente. Giunzione aderente, e questa non l'ha azzeccata nessuno perché non sapete cosa sono le giunzioni aderenti. Ditemi bene. Chi che sa che cos'è una giunzione aderente? Io lo so, secondo me. Sì. Ah, adesiva, l'avete chiamata adesiva? Dopo guarderò. Va bene, se l'avete chiamata adesiva va bene lo stesso. Sono sinonimi, scusate, lui è un po' fiscale con il modo in cui parlo io perché l'ho scritto io. Però adesiva va bene uguale. E il punto è che lì convergono i filamenti di più forte, entusiasmo. Actina, esatto, il filamento di actina. E l'actina che cosa fa però? Cosa serve l'actina? Perché l'actina? È una collana di perle, si rompe subito, chi se ne frega? Abbiamo i filamenti intermedi, perché dobbiamo metterci l'actina lì? Esatto, perché i filamenti di actina, qual è la loro caratteristica? Di poter scorrere uno sull'altro, quindi lì viene esercitata una tensione. Avete visto quell'epitelio che abbiamo visto prima di quell'organismo che cambiava conformazione, a un certo punto si metteva così o si metteva cos'ha? Quella è l'actina. È l'actina che tira, tu tiri da un lato della cellula o tutte le cellule, i filamenti di actina di tutte le cellule sono in contatto grazie a queste giunzioni aderenti e questo permette un movimento coordinato, esercitare una tensione, quindi perché per stare insieme non basta che ci leghiamo, d'accordo? Se mai immaginate degli alpinisti, le cellule epiteliali hanno, sì, un imbrago e delle corde che li tengono uniti, questi sono i desmosomi e i filamenti intermedi, la corda e l'imbrago, ma possono esercitare una tensione tra di loro, cioè possono prendersi la mano e tirare uno rispetto all'altro, in questo modo muoversi, d'accordo? Le giunzioni adesive sono le mani che si tengono, quindi la tensione che viene esercitata. La sicurezza invece è la corda, d'accordo? Questo è fondamentale per capire
Come è fatto nel primo criterio? Come è gestita l'interazione tra le cellule? Ah, scusate, ma la mascherina è un dramma. No. Ok, basta. No, è stato ripreso tutto. Vabbè, se andrò in galera vi faccio poi lezione a distanza. Allora, ok, no, ok, qui siamo a posto, possiamo continuare con la nostra lezione. Spero che questo sia servito, erano cose che dovevate un po' sapere, forse abbiamo costruito qualche conoscenza in più. Quindi, in queste slide c'è un po' di ripasso di quelle che sono le specializzazioni delle diverse superfici, quindi la subdominio della superficie apicale, ciglia, belle lunghe, d'accordo? Ruolo, muoversi o muovere, in realtà in alcuni casi servono anche come antenne, ma no, adesso ve lo butto lì, ma ci ragioneremo più avanti, forse. Microvilli, qual è il ruolo dei microvilli? Aumentare la superficie, esatto. Assorbimento, trasporto, microvilli stereociglia, sono solo delle ciglia molto lunghe. Ok, e abbiamo l'orletto, si chiamano così. Quando ci sono tanti microvilli, si parla di orletto, che può essere striato o a spazzola, se è un po' più lungo. Vabbè, queste sono pettinature, in effetti forse non entreremo in questo tipo di dettaglio, però i microvilli creano questo orletto. Ok, dominio laterale, invece, mediare l'adesione delle cellule, un'adesione che può essere legata più alla solidità, quindi alla resistenza alla trazione, ma può essere anche invece attiva, quindi nell'esercitare una tensione tra le cellule, quindi con i diversi tipi di adesione, aderente o desmosoma. E poi ovviamente può anche funzionare però per creare una barriera, quindi per occludere e impermeabilizzare, quindi per impedire che il liquido entri dentro, d'accordo? La vescica, abbiamo fatto tutto questo sforzo per produrre la vescica, se ci rientra dentro, insomma. Quindi li vogliamo impermeabilizzare per bene, d'accordo. Il tubo digerente, ma chissà che schifezze che hai buttato dentro, chissà cosa hai mangiato, hai già visto la faccia di roba, meglio mettere un po' di impermeabilizzazione in questi epiteli. Ok, e questa l'avevo già fatta, va bene. E qui vediamo di nuovo uno schema molto schematico, ricordatevi, allora gli schemi, faccio un brevissimo pippotto anche se tardi sullo schema. Gli schemi 9 su 10 contengono un errore, anzi 10 su 10. Nella stragrande maggioranza dei casi c'è una qualche minchiata, c'è qualcosa, le proporzioni non sono giuste, ci sono cose che... errore, d'accordo? Perché che cos'è lo schema? Lo schema è fatto per mettere in evidenza uno, magari due, tre elementi. Non è una fotografia, ok? Schematizza un concetto. E chiaramente non li useremo. Ma proprio solo come fosse un appunto, come usate i vostri appunti, niente di più. Li usiamo anche per comunicare, per spiegare agli altri che cosa stiamo vedendo, il modello, ok? Noi biologi creiamo modelli in continuazione, noi costruiamo modelli di come è fatta la vita, ma occhio, il modello non è l'originale, e anzi, la specificità del biologo è proprio di conoscere, quello che è il rapporto tra il modello e la realtà. Quali sono gli esperimenti, le osservazioni che hanno portato a produrre quel modello? Ma se noi perdiamo il link, allora il modello è un disastro. Quindi non fate mai riferimento al modello in modo generale. Fate riferimento al modello rispetto a quella specifica cosa che sta cercando di dirvi. E occhio a non andare a pescare altri elementi che 9 su 10 sono sbagliati, sbagliatissimi. Ok. Qui c'è in realtà un preparato ancora sulle giunzioni, ma che facciamo? Lo guardiamo? Non lo guardiamo? Ve lo faccio solo vedere velocissimamente perché è diverso da quello che vi ho fatto vedere qua, però poi ve lo esplorate per i fatti vostri, d'accordo? Avrete una giunzione, questa che roba sarà? Me lo dite in coro, uno, due, tre. Ma che bravo! Ma che bravo! Qui abbiamo un po' di... Così, spessimento, difficile dire che cos'è, però già possiamo notare che questo espessimento sono diversi. Non è bellissima la risoluzione, però per esempio qui vedete anche questi,
queste zigrinature, queste sono proteine di adesione, qui l'adesione è molto più solida, non sono solo caderine, sono desmogluine, come si chiamano, insomma ci sono proteine anche con altri tipi di adesione. Questo sarà un... Ma che bravi! E quindi a questo punto, perché lo facciamo solo dopo una comparazione, questa cosa sarà? Una giunzione aderente, d'accordo? E questa si trova in genere in questa parte più apicale. Ok, bravi, bellissimo, quindi possiamo andare molto avanti. Ta-da! Ok, nel dominio basale invece troviamo una serie di specializzazioni. Uno che non vi ho citato in effetti è il labirinto basale. Però forse voi sapete già che cos'è, no? Il concetto è quello dei microvilli, cioè di aumentare la superficie di assorbimento, comunque legata a trasporti, a meccanismi di trasporto, però invece che della porzione apicale, sulla porzione basale. Aumentiamo la superficie del dominio basale e lo chiamiamo in questo caso labirinto basale. Quanti nomi! Però avete visto Il Signore degli Anelli, quindi non rompete le balle. Se sapete chi è Gloin, quella gente lì. Dimmi. No. È una specializzazione. Quando hai bisogno di aumentare la superficie di assorbimento o di trasporto con il dominio basale, per esempio, tipicamente c'è nel rene, in alcune porzioni degli epiteli renali. Quindi è una specializzazione, può esserci o no. Infatti, vedi che in questa cellula ibrida da un lato c'è, dall'altro no. Questa è una cellula con ciglia, microvilli, labirinto basale, senza labirinto basale. È uno schema, d'accordo? Questa cellula non esiste. Ok, questa non è una cellula. Non si tratta di un'opera d'arte, ma forse sì. Questa non è una cellula. Ok, sul dominio basale troviamo anche i nostri amici emidesmosomi, di cui abbiamo già parlato, giusto? Quindi in cui ci sono i filamenti intermedi che convergono su dei sistemi di scaffold dove sono inserite molecole che mediano l'aggancio alla matrice extracellulare. Per esempio, ce n'è una proprio, aggancio alla matrice extracellulare. La mia molecola preferita è molecola di adesione per l'aggancio alla matrice extracellulare. Più forte? I? Integrina, esatto. L'integrina, stampata nella testa, è la molecola che tipicamente media l'aggancio, non è l'unica, ma è quella più standard, classica, tipica, diffusa. È una classe di molecole, in realtà sono più isoforme. Ok. E poi questo labirinto basale di cui vi ho già parlato, e qui vi faccio anche vedere un esempio, d'accordo? In microscopia elettronica, questo è proprio il rene. In cui appunto per aumentare la superficie di scambio tra la cellula e l'ambiente esterno, l'ambiente interno, scusate, abbiamo questo labirinto basale. Ok, altra componente tipica di tutti gli epiteli, fondamentale, cruciale, è la lamina basale. Che cos'è la lamina basale? È una matrice extracellulare di natura connettivale. Cosa vuol dire di natura connettivale? Che assomiglia al connettivo. Attenzione, qui non è tessuto connettivo, siamo ancora nell'epitelio, sono le cellule epiteliali a produrre questa matrice, quindi sono loro che se la producono, ed è una specie di strato, adesso vedremo, connettivale ben definito, quindi di matrice, di molecole della matrice extracellulare, a cui tutte le cellule si agganciano. Ok, anche questa evolutivamente, se volete, è un po' una novità. È venuta dopo. L'epitelio che vi ho fatto vedere all'inizio, quella colonia di cianoflagellati, quelli non ce l'avevano la lamina basale, d'accordo? Non serve, per stare attaccate tra di loro, le cellule hanno già tutto quello che gli serve. La lamina basale serve quando c'è un resto del corpo, serve per agganciarsi al resto del corpo. Quindi le cellule si agganciano a questa lamina basale e poi vedremo questo grosso tappeto a sua volta è agganciato al resto del corpo. Quindi è il sistema particolare di aggancio degli epiteli al resto del corpo.
alla parte interna. In effetti, tutti gli epiteli negli organismi che hanno appunto i tre foglietti, derivati dei tre foglietti, ectoderma, mesoderma ed endoderma, quindi là dove c'è il mesoderma, in realtà questo non è proprio del tutto vero, ma non importa. Comunque, in questi organismi c'è sempre, gli epiteli agganciano, okay, su uno strato connettivale. Quindi, per esempio, questa è l'epidermide che aggancia su uno strato di connettivo che si chiama derma. Parentesi, questo che state vedendo è un preparato colorato con emallume e osina. Fatemi fare una brevissima. Oddio, com'è tardi! Comunque, vi dico velocissimo: sapete già che cos'è l'emattosiline osina, vero? Ve l'hanno già detto. Nel caso, qui trovate ancora qualche altra informazione. Si tratta di affinità chimiche molto basate sulla carica elettrica media delle molecole. Quindi emattosillina per le cariche negativamente, eosina per quelle positivamente, in realtà è una cosa media, però tendenzialmente le strutture a cui si lega l'emattosillina vengono chiamate basofile e stiamo parlando di acidi, che okay, carichi negativamente, nucleici, quindi RNA, DNA, e lo vedete qua, l'emattosillina fa da sola il nucleo, molto bene il nucleo, no? I ribosomi, ACP, che se sono carichi negativamente, e sia la parte, diciamo, di sintesi del ribosoma che il ribosoma matura, ma anche il DNA, nella misura in cui si riesce a vedere il DNA, quando è molto diluito, chiaramente meno. L'eosina, invece, fa cose più cariche tipicamente positive. Tipicamente le proteine. Le proteine diventano belle rosa, fanno un bel. Quando ci sono tante proteine, vedrete un bel rosa intenso. Ed ecco per esempio che qui, vedete qua, tutto questo rosa, tra l'altro un po' in fasci, lo vedremo meglio col connettivo, queste sono proteine extracellulari, se è il collagene, il mitico collagene, tutto questo rosa sono proteine extracellulari. Quindi il nostro epitelio si deve agganciare a questo reticolo. Di proteine extracellulari che noi chiamiamo sostanza connettivo, d'accordo? Nel caso dell'epidermide si chiama derma. Ma a parte questi dettagli che tanto vedremo, in realtà qui vedete la stessa cosa con un'altra colorazione. Ne approfitto per parlare di colorazioni perché le vedremo più volte. E qui avete una tricromica di Masson, in cui molto semplicemente queste fibre collagene diventano blu. Quindi le fibre collagene le riconosciamo molto bene perché si colorano in blu. Caratteristica di quel tipo di fibra che diventa blu con questa colorazione. Ok, allora, ma tornando alle emattosilline e eosina, in alcuni casi si può notare, guardate qua, che in effetti alla base dell'epitelio, vedete, questo è l'epitelio respiratorio, queste sono ciglia, queste sono le cellule. Alla base dell'epitelio si vede questo strato, non sempre così evidente, questo è un preparato particolare, però si vede qualcosa di più denso, c'è cioè qualcosa di molto denso, e lo vediamo perché ha il colore intenso, e proteico, perché è colorato con l'eosina. Quindi c'è qualche aggregato proteico molto denso che si trova alla base dell'epitelio. Allora, questa è la lamina basale. Quando noi parliamo di emidesmosomi, e quindi aggancio della cellula alla matrice, questi emidesmosomi sono l'aggancio tra la cellula e questa lamina basale. Ok, e in realtà possiamo avere anche dei sistemi di colorazione più specifici per la lamina basale, perché per esempio usando questa colorazione chiamata PAS, avete mai sentito parlare? La PAS, vabbè, è una reazione per i residui glicidici. I residui glicidici, cioè là dove ci sono zuccheri, li vedremo belli, viola, un rosa intenso, un bel rosa shocking. Quindi qui che cosa possiamo capire? Qui ci sono molte glicoproteine e le glicoproteine adesive, avete parlato? Sentito parlare di glicoproteine adesive già o no? Sì, dai, ok. Glicoproteine adesive, adesso le vedremo meglio. Qui sicuramente sono abbondanti. C'è un'abbondanza. Deve essere anche altro, però noi vediamo che c'è quello, poi andiamo a vedere che cos'è. Io vi faccio l'esperimento e il risultato molto veloce. Questo, sì, questa quantità di glicidi specifica qui alla base,
questo è l'epitelio della vescica, sono glicoproteine adesive. Ok, e in realtà per vederla al meglio, questa lamina basale, abbiamo bisogno di andare in microscopia elettronica. Allora lì riconosciamo bene la differenza. Quindi questa per esempio è una cellula epiteliale, anzi ma ve lo faccio vedere direttamente nel preparato vero e proprio, proprio vero. Eccolo qua. Allora, questo è lo stesso punto, lo stesso identico punto, d'accordo? Quindi questo è un epitelio, l'epitelio respiratorio, ok? Qui ci sono delle cellule, queste non vi chiedo cosa sono, dovreste saperlo. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa? Ok, e qui in basso invece vediamo dei punti più scuri, vedete questo? Questi sono gli emidesmosomi. Ok, questi spessimenti, no? Nella parte intracellulare. E questo filo, questo strato, questa è la lamina basale, d'accordo? Questi pallini, secondo voi, cosa sono? Oddio, caramelle? In realtà dipende un po' da loro. Guardate, ogni tanto sembrano fili più lunghi. Sarà la stessa cosa sezionata trasversalmente e longitudinalmente? Lascio col dubbio e lo scopriremo. Comunque, questo è il tessuto connettivo dove ci sono questi pallini, sono fibre collagene, d'accordo? Questo è il collagene, quindi la matrice extracellulare tipica del connettivo. Mentre questo, vedete, è distinguibile, è un tipo di è sempre di natura connettivale, lo vedremo. Ci sono delle fibre qua, ma è diverso, è distinto, ok? È uno strato particolare. E in effetti, questo qui. Questi due strati, dove sono queste fibre più grosse o questo tappetino che adesso vedremo, sono prodotti da cellule diverse. Questo è prodotto dalle cellule dell'epitelio, scusate, delle cellule del connettivo, mentre questo straterellino, le cellule epiteliali se lo fanno da sole, ok? Se lo producono loro. Ed è il loro sistema di aggancio al resto del corpo. Adesso lo vediamo. Voilà. In effetti, per vederlo bene, un sistema è quello di provare a staccare le cellule, quindi semplicemente rovinando i sistemi di adesione, togli il calcio, insomma, interferendo con i sistemi di adesione, le cellule si staccano tra di loro e a questo punto con la microscopia elettronica a scansione, dopo che abbiamo staccato le cellule, possiamo vedere, questo, tappetino, vedete, sembra un tappeto. Questa è la lamina basale, dopo che abbiamo tolto le cellule epiteliali. È chiaro a tutti questo, lo vedete? Ok? È un tappeto, abbiamo tolto l'epitelio e rimane questo tappeto qua sotto. Questa è la sua consistenza, quindi solida, è una rete, vedrete, di filamenti in tutte le direzioni, intrecciati tra di loro a formare un vero e proprio tappetino. In alcuni casi, ma questo Guinness dei primati, la lamina basale può essere molto spessa, tendenzialmente normalmente sono pochi nanometri. Ma in alcuni casi particolari, questo al di sotto di quella cupola attraverso cui guardate il mondo, che si chiama la cornea, la parte interna della cornea ha questa membrana di Descemet, che può essere molto molto spessa, perché chi lo sa, chi se ne frega, lo scoprirete voi. Ok? Però tendenzialmente questo è un caso particolare, un caso particolare perché ci sarà qualche specializzazione. Guarda, imparatele queste cose, succedono tutti i giorni. Strutture che si modificano per chi lo sa, chi lo sa perché. Ok, ma tendenzialmente la lamina basale invece è questo sottile straterellino di tessuto connettivale che poggia poi sul derma sottostante, quindi sul tessuto connettivale sottostante. E come avviene questo? Esatto, avviene grazie ad una serie di agganci. E adesso cerchiamo di capire la sequenza di agganci. Allora, la cellula, grazie all'emidesmosoma, si collega alla lamina basale. Lasciate stare la lamina lucida, che in realtà è un artefatto di fissazione, non se ne parla più. Comunque, insomma, c'è uno straterellino, chiaramente, in cui ci sono i sistemi di adesione. Degli emidesmosomi. Qui le dimensioni non sono proprio l'integrina più piccola del filamento, lasciamo perdere. Quindi qui abbiamo l'adesione, questa è la lamina basale con i suoi sistemi connettivali e questa lamina basale è piena di glicoproteine adesive, come
la laminina, il perlecano, l'entactina, ce ne sono un sacco, non so, probabilmente ne avrete studiate, ne avete sentite nominare, la laminina, avete sentite parlare di laminina, no? Ok. E queste proteine adesive sono particolarmente sviluppate, sono particolarmente presenti in questa lamina basale, dove c'è un reticolo di fibre collagene, non vi sto a parlare ancora del collagene perché lo vedremo meglio nel connettivo, ok? Però c'è questo reticolo qua. Dopodiché questo tappeto, che noi chiamiamo lamina basale, a sua volta è poi agganciato al dermo, ok? Quindi la cellula si aggancia a questo, alla lamina basale, la lamina basale a sua volta si aggancia ai tessuti sottostanti, al derma sottostante, ok? Attraverso, di nuovo, proteine particolari, il collagene 7 è uno un tipo di collagene particolare, comunque ci sono delle fibrille ancoranti, proprio come dei tiranti, d'accordo, delle corde che legano che cuciono, è come se fosse cucita la lamina basale al connettivo sottostante, che in genere può essere più o meno lasso. Ma questo lo vedremo ancora. E in effetti la natura di questa lamina basale, ok, sono glicoproteine adesive agganciate ad una rete di filamenti, sono dei filamenti extracellulari, se volete potrebbe assomigliare un po' alla struttura dei filamenti intermedi, ma sono extracellulari e che chiamiamo collagene, in particolare il collagene di tipo 4. Ok, e in questo reticolo sono presenti tutte queste proteine. Io non sto a raccontarvele di nuovo, le fibronectine, no? Fibronectine, laminine, ok? Sono tutte molecole che legano le integrine. Per esempio questa è la laminina, ok? Sono tutte molecole di aggancio alle cellule, sono delle specie di ancore. Le integrine legano queste molecole. Queste molecole a loro volta sono dei bestioni, sono delle molecole giganti, guardate questa la vediamo addirittura col microscopio elettronico volendo. Sono delle queste proteine, glicoproteine adesive, fibronectine, laminine, sono dei bestioni, sono delle grosse ancore che sono immerse in questo mare di filamenti, di collagene 4, quindi tipico della lamina basale in questo tappeto, a cui le cellule si agganciano grazie alle integrine. Ok, e però prima di andare oltre, voglio ancora prima di finire raccontarvi una storia che vi fa capire tutto della lamina basale. Ok, sforo di 2 minuti, ma non di più. E qui vedete semplicemente la stessa cosa vista con l'immunistochimica. Questa è l'epidermide, vedete? Questo è il collagene 4, questa isoforma particolare, questo tipo particolare di collagene che c'è solo nella lamina basale. Vedete il segnale qui è in verde e vedete che non c'è nel derma, non c'è nell'epitelio, è in questo strato specifico. Qui troviamo anche la laminina, che è questa specie di grossa ancora a cui si possono agganciare le cellule, e qui troviamo, nello strato basale dell'epidermide, l'integrina alfa 3 beta 1, quella particolare isoforma. Sono dei dimeri le integrine. E quindi qui vedete che queste sono le molecole, queste sono le cellule che esprimono questa integrina. L'integrina si aggancia alla laminina, la laminina è inserita nel reticolo del collagene 4, attraverso altri sistemi è tutto cucito al derma sottostante e l'epidermide sta dove deve stare, ok? E non ci si stacca. Ecco, purtroppo, facciamo stare, esatto, ci sono dei casi, c'è una malattia molto brutta, questi bambini si chiamano bambini farfalla, in cui questo sistema di adesione non funziona. Quindi l'epidermide manca il sistema di aggancio. In questo particolare caso, di questo bambino che vedete qua, manca la laminina 5, che è una laminina tipica della membrana basale dell'epidermide. E quindi che cosa succede? Che l'epidermide si sgancia, semplicemente manca l'aggancio, manca l'ancora, quindi ci sono le integrine, c'è la lamina basale, ma manca l'ancoraggio a questa lamina basale. E quindi l'epidermide viene via. E basta pochissimo, basta sfregarlo, basta toccarlo. Questi bambini non possono fare niente, vivono in una bolla di sapone, perché molto rapidamente, molto facilmente, la loro epidermide si stacca. E qui lo vedete, questa è la laminina 5, 332 beta 3 è il nome, diciamo così, ma sarebbe la laminina 5,
Qui vedete l'immunoistochimica, questo è l'epidermide, questo è il derma, vedete questo bello strato, dove sono queste ancore di aggancio, e qui non c'è. Allora, questa è una storia fighissima di ricerca. Questo signor professor Michele De Luca, sta all'Università di Modena, Reggio Emilia, pioniere della coltura di cellule staminali della pelle, quindi ha imparato a coltivare le cellule staminali in vitro per produrre pelle. Cellule staminali producono cellule della pelle. Adesso poi lo vedremo meglio. Però possiamo produrre pelle in vitro, quindi le espandiamo e facciamo della pelle in vitro. E lui questo l'aveva imparato a fare molto tempo fa. Quindi aveva imparato a produrre pelle in vitro da trapiantare magari a chi aveva avuto un ustione o problemi di perdite di pelle per vari motivi. Ok, la sua idea però qual è stata? Visto che io so produrre pelle in vitro, e se io la aggiustassi? Questa lamina basale è prodotta dalle cellule dell'epidermide. Le cellule dell'epidermide producono questa laminina a cui si agganciano e che poi permette l'aggancio al resto del corpo. Quindi l'idea semplice ma geniale qual è? Io prendo delle cellule staminali di quel paziente, le sue, le metto in coltura attraverso un virus, inserisco il gene della laminina, gene non importa, basta che sia espresso, non è regolato, però insomma, faccio in modo che produca della laminina, seleziona dei cloni che producono abbastanza laminina, ok? A questo punto li fa crescere, produce della pelle e la trapianta. Pelle che a questo punto produce laminina, quindi produce, lancia nel mare della lamina basale quelle ancore a cui l'epidermide, grazie alle integrine e tutto il resto è normale, può agganciarsi. E lo fa in tre passaggi. Questo è il primo paziente, ma anche questo ragazzo, questo ragazzino, era un bambino. Ok, quindi qui vedete i trapianti che sono stati fatti e appunto questo è quando è stato ammesso e vedete che queste cellule staminali, quindi questa nuova pelle capace di produrre laminina, adesso vedete che questo è il paziente, è lui, è la sua pelle, vedete che c'è di nuovo la laminina. E grazie a questa laminina che c'è di nuovo, questo bambino ha una pelle che rimane agganciata, d'accordo? Questa secondo me è una storia bellissima, quindi mancava quel misero maledetto adattatore, gliel'abbiamo messo da fuori, abbiamo sfruttato, ovviamente questo si può fare con la pelle, la capacità della pelle di crescere, quindi è stata trapiantata delle cellule staminali corrette, quindi questa è terapia genica. E sono state trapiantate queste cellule e la pelle funziona. Vedete anche la microscopia elettronica, eccola qui, la lamina basale e si vedono gli emidesmosomi. Questi sono emidesmosomi di questo bambino. E questo bambino è molto felice di avere finalmente questi emidesmosomi, perché prima non c'erano. Ok? E se andate su YouTube ci sono i video di lui che gioca a calcio, d'accordo? Ma perché questo? Questa è una storia bella di ricerca e noi lavoriamo anche per queste cose qua. Chiaramente il concetto fondamentale qual è? L'epidermide si deve agganciare al derma attraverso la lamina basale. Servono degli adaptors, ok, delle ancore, grazie delle molecole di adesione. In realtà, adesso questo è stato il primo tentativo di questi bambini farfalla. In realtà, quindi il difetto è sempre lo stesso, ma può essere causato da diverse cause, diversi problemi. In questo caso era la laminina 5, in realtà in altri casi si tratta di collageni che mancano o di integrine, che sono, quindi insomma tutta la catena, no, di agganci può avere un punto debole e lì viene fuori questa patologia. Però a questo punto abbiamo un sistema per cercare di riparare, okay, geneticamente questi bambini. Ok, allora la prossima volta vedremo invece la classificazione dei tessuti epiteliali e quindi vedremo i singoli casi. Prego. Allora, il collagene di tipo 7 crea queste. Sì, ma non importa. Allora, parleremo di collagene quando parleremo di tessuto connettivo. Non voglio caricarvi. Adesso sappiate che il collagene sono delle fibrille extracellulari, ok? Simili ai filamenti intermedi, vedremo un po' diversi, ma
Comunque sono dei filamenti molto solidi, quindi fatti per resistere alle trazioni, che si trovano a livello extracellulare. Ne esistono diversi tipi. Adesso vi ho citato il 4, per adesso è una cosa mnemonica, lo so. Quando vedremo il connettivo, poi faremo tutto un bel excursus sul collagene, lo vedremo nel dettaglio, perché ovviamente è una componente fondamentale delle matrici extracellulari. Però, diciamo, per parlare di matrice extracellulare, mi riservo di aspettare poi il momento del connettivo, in cui ovviamente la matrice extracellulare è la componente principe che definisce le proprietà del tessuto. Ok? Va bene, se avete delle domande, mi sa che è un po' tardi, dovete farle sul forum. Scusatemi, sono allungato un po', chiaramente MOOCLUB ci porta via un po' di tempo, ma adesso troveremo un equilibrio. Va bene? Ci vediamo domani. Va bene, ciao ragazzi.